Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Ciao, sono Riccardo Haupt e in questo podcast, realizzato in collaborazione con Will, racconteremo le storie di alcune aziende protagoniste di Imprese Vincenti, il progetto di Intesa San Paolo che valorizza le iniziative di rilancio e di trasformazione che hanno consentito alle piccole e medie imprese di reagire con successo a questo particolare momento di difficoltà. Benvenuti a tutti ancora una volta a questa nuova puntata di Imprese Vincenti. Oggi forse la puntata più attuale, se vogliamo, di questo ciclo, in quanto è la puntata dedicata a imprese vincenti, in quanto capaci di portare un'impronta particolarmente sostenibile nelle proprie aree di operatività. Sappiamo che la sostenibilità oggi è al centro del dibattito politico, economico e sociale. Siamo nell'anno della presidenza italiana del G20, siamo nell'anno della COP26, siamo nell'anno in cui la Commissione europea ha fissato gli obiettivi e il pacchetto di misure Fit for 55, quindi questa riduzione del 55% delle emissioni dell'Unione europea entro il 2030, che ricordiamolo è più o meno dopodomani, e siamo anche nell'anno dell'implementazione delle prime misure del Next Generation EU, che sappiamo essere fatto in buona misura anche per rendere l'Europa un luogo più sostenibile. Parleremo di questi temi e non solo con due imprese. Oggi abbiamo la Diasen, rappresentata oggi da Diego Mingarelli, il CEO di questa azienda attiva nel settore della green chemistry, in particolare proprio il settore dell'edilizia. Buongiorno Diego. Buongiorno a tutti voi. E abbiamo anche come ospite oggi per Rotocalco Mediterranea, un'azienda attiva da decenni nel settore del packaging industriale, Amelia Loreto. Ciao Amelia, CFO di Rotocalco Mediterranea. Buongiorno a tutti. Eccoci, allora ringraziandovi ancora per aver accettato il nostro invito, l'invito di Intesa San Paolo a partecipare a questa nostra chiacchierata, io entrerei subito nel vivo. Lo spirito di questo podcast è essere il più pratici possibili. Ora, oggi in Italia più di 8 imprese su 10 hanno adottato almeno un'azione di sostenibilità ambientale, sociale e o di governance o sicurezza. Quali sono le principali, decidete voi quanto andare a fondo, principali azioni che avete avviato all'interno delle vostre imprese e quindi anche un po' che siano rappresentative dei vostri settori? Inizierei da Amelia di Rotocalco Mediterranea. La nostra azienda lavora da tanti anni e questo problema di porre l'azienda in modo sostenibile è una cosa che ci riguarda da sempre. Noi siamo in un settore molto difficile, che è quello del packaging, con prodotti anche in plastica, quindi siamo, diciamo, in questo momento messi piuttosto sotto stress come settore nazionale. In realtà da anni abbiamo lavorato per migliorare, per fare ricerca e per ottenere delle soluzioni che fossero vantaggiose per l'ambiente. E quindi, per esempio, abbiamo brevettato oltre 10 anni fa un packaging totalmente in carta, però termosaldabile, quindi può essere utilizzato al posto della plastica. Diciamo che negli ultimi 2 anni, quando diciamo, è esploso il problema, cioè è stato portato insomma, all'attenzione di tutti l'attacco alla plastica, ha avuto un grosso successo, soprattutto nel settore del tissue. Facciamo ricerca per arrivare a migliorare le condizioni di sostenibilità anche di un settore come la plastica, che ricordo è, se trattata bene, 100% riciclabile. Quindi tutti i nostri prodotti sono 100% riciclabili, a meno che non siano pluriaccoppiati, cosa che riguarda in particolare Rotocalco Mediterranea, perché Rotocalco lavora per i settori più diversi che quindi hanno la problematica di dover garantire, diciamo, il prodotto confezionato. Se noi pensiamo ad esempio all'aroma del caffè, il packaging del caffè deve avere necessariamente delle caratteristiche tali per cui non si rovini l'aroma e conservi tutte le proprietà organolettiche.
se pensiamo tutto il settore dell'alimentare deve essere assolutamente garantito da contaminazioni. Quindi sicuramente non possiamo demonizzare il prodotto del packaging, ma la sostenibilità va vista a 360 gradi, perché non possiamo pensare di ritornare a un'economia da 300-400 anni fa, dove veniva consumato soltanto quello che veniva prodotto dalla famiglia che si autosostentava. Quindi dovendo andare sul mercato comunque servono dei packaging assolutamente efficienti, e quello su cui abbiamo lavorato tanto con la ricerca è quello di trovare dei prodotti monomateriali che quindi siano smaltibili facilmente nella raccolta differenziata urbana, che abbiano le stesse proprietà di barriera e di efficienza del packaging. Questo è stato possibile soltanto perché abbiamo investito moltissimo negli ultimi 10 anni, in particolare dal 2015 in poi, abbiamo investito enormemente per rinnovare gli impianti che ci potessero garantire di utilizzare dei materiali assolutamente sperimentali. Ok, direi che insomma anche qua ancora una volta soprattutto gli spunti pratici, gli spunti che noi speriamo anche possano essere in qualche modo divulgati attraverso queste nostre chiacchierate, non manchino. Passerei a questo punto la parola a Diego. In Diasen cosa vuol dire sostenibilità? Come siete stati in grado di declinarla in qualche modo e metterla in pratica all'interno di un'azienda come la vostra, attiva appunto nel settore della chimica green? Noi siamo da sempre sostenibili, abbiamo fondato la nostra azienda sulla sostenibilità. Mi spiego perché. Perché quando abbiamo deciso di formulare, di pensare, di produrre materiali per il mondo del risanamento, dell'isolamento termico, del restauro, noi lo abbiamo fatto scegliendo delle materie che erano naturali. Una in particolare ci rappresenta ed è il sughero. Il sughero che tutti conoscono per l'industria del vino. Noi lì abbiamo puntato su questa materia perché ha una fortissima identità mediterranea. Tutti sanno che quella materia si rigenera e quindi per produrre più sughero dobbiamo piantare anche più piante di sughero, e ci siamo specializzati in una lavorazione di questo materiale che ci rappresenta e che è veramente unica. Quindi noi prendiamo quel sottoprodotto della produzione del vino e lo raffiniamo, lo trasformiamo in un granulato che poi va in delle formulazioni che sono da noi brevettate e che servono per conferire agli edifici un più alto livello di isolamento termico, così come per risanare questi edifici, così come per restaurarli. Ecco, su che cosa ci siamo concentrati negli anni? Sul perfezionamento sempre più puntuale di questa lavorazione. Oggi noi abbiamo chiuso la circolarità della lavorazione di questa materia. Abbiamo investito su un impianto per aumentare sempre di più il rendimento delle nostre lavorazioni interne, e per darvi un'idea, una notizia anche così curiosa, una parte di quello che è il nostro sottoprodotto l'abbiamo destinato ad altre lavorazioni. Per esempio, ci abbiamo realizzato anche dei sottofondi per delle gare praticamente equestri di cavalli. Quindi, per dare un'idea, oggi noi su questa materia siamo a rifiuti zero. E da lì abbiamo puntato su tante altre materie, tutte con questa filosofia, e oggi noi testiamo nella nostra azienda sempre più nuovi materiali, sia naturali sia provenienti dall'economia circolare. Per far tutto questo abbiamo puntato su delle certificazioni mondiali, perché i nostri prodotti devono essere coerenti sugli standard di costruzione internazionali. Quindi noi facciamo su ogni materiale lo studio del ciclo di vita del prodotto, dello smaltimento, di tutta quella che è la vita, dal momento in cui arriva da noi il materiale fino a quando viene consegnato, fino a quando verrà smaltito in futuro da chi dovrà smaltire un edificio anche nei prossimi secoli. E il cappello generale che ci contraddistingue è che abbiamo deciso di essere una benefit corporation anche certificata B Corp, perché avevamo bisogno di un qualcosa che raccontasse come la nostra azienda declina non soltanto il rapporto nei confronti dell'ambiente, ma anche nei confronti del nostro territorio, della nostra comunità e delle persone che lavorano presso la nostra azienda. In questo standard abbiamo trovato quel qualcosa che ha consentito alla nostra azienda di potersi raccontare nel mondo ed essere
considerata un'azienda che produce quello che è il bene comune, quindi che va oltre i concetti tradizionali di impresa, ma che sono, secondo noi, le imprese del futuro. Grazie mille Diego, anche per aver peraltro menzionato insomma l'importanza oggi anche di aderire ad alcune forme di certificazioni particolarmente virtuose, come appunto la certificazione B Corp, che è sempre meno una certificazione, sempre più invece un modo di, se vogliamo, di intendere il ruolo dell'impresa all'interno della società. Quindi complimenti, perché so anche che è un percorso abbastanza arduo quello che porta a diventare B Corp, che sono molto demanding questo tipo di realtà che poi danno queste certificazioni. Ora vi porterei per un attimo in un mondo più o meno meraviglioso, me lo direte voi, in cui, parto da Amelia, mi metto fra le mani questa bacchetta magica che vi permetterà di essere plenipotenziario, plenipotenziaria in questo caso, e decision maker del nostro paese per un giorno. Avete l'opportunità di adottare un singolo provvedimento per migliorare in qualche modo la condizione e anche il percorso di sostenibilità delle aziende in Italia. Che cosa faresti, Amelia, con questa bacchetta magica? Che provvedimento adotteresti? Allora, io adotterei un provvedimento banalissimo e molto semplice di portata ridotta, che è quello di aiutare le PMI ad avvicinarsi al bilancio di sostenibilità, e fare questo non con un'ottica punitiva, ma come proprio incentivare alla riflessione per arrivare poi a delle azioni coordinate. Le PMI sono la base produttiva dell'italiana, e quindi riuscire a coordinarle tutte in modo che tutte si orientino verso l'adozione di obiettivi di sostenibilità cambierebbe certamente le cose. Obiettivi di sostenibilità che possono andare dall'efficientamento energetico all'adozione di associazioni benefiche del territorio, perché questo può fare sicuramente la differenza. È una cosa piccola e banale, ma credo che questo potrebbe portare un grande cambiamento. Diego, a te la bacchetta magica e a te anche i poteri, che, come ci ricorda spesso l'uomo ragno, insomma, da grandi poteri poi anche grandi responsabilità. Cosa faresti con questi pieni poteri? Io vi dirò tre ambiti di intervento. Noi siamo un'azienda che produce, e produce non solo per l'Italia ma anche per l'estero, per l'Europa e per il mondo. Per me è fondamentale che ci sia una certificazione unica green, almeno europea. Più abbiamo lo stesso linguaggio di altri paesi e più un'azienda che produce, che deve esportare, non si ritrova quelle barriere protezionistiche che spesso c'è anche tra paesi della stessa Europa. Quindi creare le condizioni di parità e di competitività sul mercato è una precondizione fondamentale affinché la sostenibilità diventi un patrimonio di tutti. Poi va incentivata la sostenibilità dei processi. Non dobbiamo limitarci a quelli che sono i fattori tradizionali, ma dobbiamo ovviamente guardare tutto il ciclo di approvvigionamento, di consegna, e non può essere limitato a quella che è l'acqua, l'energia e i rifiuti, ma dobbiamo vedere la sostenibilità in ambito completo e ovviamente a livello processo. Su questo sarebbe molto interessante anche stimolare investimenti, come è stato fatto per il 4.0, anche di impianti che possano andare in quella direzione. Ma l'ultimo, e probabilmente anche il più importante, riguarda le competenze delle persone. La sostenibilità funziona quando fa parte del sapere, del saper fare e anche del saper essere delle persone. Quindi non possiamo concentrarci soltanto su quelli che sono i beni tangibili, ma dobbiamo assolutamente stimolare la formazione di quelle che sono competenze sostenibili, perché per mettere in condizioni le aziende di poter competere, siccome la sostenibilità è trasversale e necessita di una capacità che è un po' fuori dal comune, perché non è una capacità tecnica, di poter andare anche in ambiti diversi a trovare ovviamente risorse, idee e spunti, il combinato disposto di certificazioni, impianti, processi e persone rende la rivoluzione sostenibile più a portata di piccole e medie realtà italiane.
Beh, grazie mille ad entrambi per questo sforzo di pragmatismo e visione allo stesso tempo. Anche i vostri due provvedimenti andranno in qualche modo a comporre questo puzzle di misure che tutte insieme quasi potremmo andare a realizzare una sorta di riforma, che più che un provvedimento singolo, che stiamo delineando col resto delle imprese vincenti che hanno preso parte a questo podcast. Quindi io ringrazio Amelia e Diego, grazie ad entrambi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Imprese Vincenti, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.